Dopo la visita all'Istituto regionale per la floricoltura di Sanremo, Flornews Liguria torna a parlare del progetto Insulì, un'iniziativa finanziata tramite il PSR di Regione Liguria e che interessa il mondo delle piante succulente. Nel Ponente Ligure queste piante hanno una tradizione secolare e sono di fatto un settore importantissimo per l'economia del territorio. Per questo il progetto riunisce in una stretta collaborazione enti pubblici e soggetti privati. Tra i partner anche l'azienda AG Sanremo. Noi nel particolare stiamo facendo il lavoro sulle echeverie non come pianta finita in vaso, come fa generalmente la nostra azienda, ma come idea da proporre, come già comunque è presente sul mercato, diciamo l'echeveria come fiore reciso. In questo momento abbiamo fatto una scelta di una quindicina di varietà, da cui abbiamo già incominciato a prendere le prime foglie, che poi verranno piantate e da lì nasceranno nuove piantine che si potranno utilizzare appunto poi come diciamo fiore reciso, togliendo la parte diciamo della radice, lasciando un gambo di qualche centimetro in modo tale che possano essere utilizzati nelle composizioni dei fiori. Le foglie staccate dalle piante madri vengono nuovamente piantate. Da ognuna di esse nascerà una nuova pianta, un processo collaudato che l'azienda porta avanti ormai da anni. È un lavoro che sicuramente potrebbe essere utilizzato o comunque svolto da coltivatori che hanno anche altre tipologie, perché richiede uno spazio, questo chiaramente, ma non richiede un tempo molto impegnativo a livello proprio di ore di lavoro, svolgendosi soprattutto in periodi in cui il lavoro principale non viene utilizzato per le coltivazioni più importanti del territorio. Quando si pensa alle piante succulente, solitamente vengono in mente le classiche piante in vaso. Una novità sicuramente è il reciso, qualcosa che può avere uno sbocco economico significativo sul mercato? Io credo di sì, perché la pianta grassa, abbiamo visto negli ultimi anni, è sempre andato un crescendo di richieste e si è anche visto in tante composizioni, sia voglio dire sul nostro territorio nazionale ma anche all'estero, che vengono utilizzate le succulente in particolare, quindi le piante non spinose, vengono utilizzate proprio nei bouquet, nelle composizioni, anche perché poi alla fine sono piante che durano. Un'applicazione concreta, quindi, di un progetto che nel futuro mira a dare un effettivo contributo e un'alternativa ai produttori liguri. È un mercato che non vende solo in Italia, è un mercato che vende molto anche all'estero, in particolare alcune tipologie che possono essere fatte, diciamo, solo qua, comunque in zone con la luminosità, il caldo del nostro territorio. E quindi poi ci sono coltivatori più piccoli, coltivatori grandi, coltivatori specializzati in piante più particolari. È un settore importante per l'economia agricola del territorio.